Siamo con Francesco Albanesi, portiere del Campus Italia. Mi fa un po' strano dirlo perché fino a qualche settimana fa ti vedevo al palazzetto. Una partita, diciamo, a senso unico, la Santarelli ha vinto 41-22, ma come è stato vivere questa prima volta da avversario, seppur in prestito? È stato particolare, molto emotivo, ma ha richiesto una concentrazione non indifferente al contrario delle altre partite. Sì, mi ha fatto strano entrare qua a scaldarmi dall'altra parte con altri ragazzi mentre loro si riscaldavano da quest'altra parte. Vabbè, sì, una partita a senso unico, ma ce l'aspettavamo. Sì, essendo una squadra federale e non facendo classifica, cerchiamo di fare il meglio in ogni partita e di migliorare partita dopo partita, punto dopo punto. Dopo a fine anno faremo i conti su quanti punti e dove siamo migliorati e punti ancora in debolezza. Ora cosa dovrete, diciamo, qual è stata secondo te la cosa che ha fatto la differenza in questa partita? Beh, ovviamente il Cinguli già giocava da più tempo insieme, noi solo 2 settimane abbiamo fatto pochissime partite, quindi ancora il gioco non era fluido, infatti gli errori sono visti, molte incomprensioni, cioè si vede che era più organizzato e ha preparato meglio questa partita al contrario nostro. Grazie Francesco e ci rivediamo la prossima. Grazie. La prossimo anno speriamo insieme. Grazie a voi, è stato bellissimo giocare e ritornare qua. Eccoci con Sebastian Guerrero, un bel esordio davanti al pubblico di casa. Come commenti la partita? È stato bella, è stato molto bella e mi è piaciuto che si sia giocato con ragazze la nazionale, forti. No, so che più, però un sabato fa stavamo perdendo, come si dice? Quasi perdendo, combattendo piano, agarrando il ritmo e dopo oggi abbiamo migliorato e stiamo bene. Una squadra noi molto forte. Forte, felice. Vuoi fare un saluto ai tuoi parenti, ovviamente in spagnolo, ai tuoi parenti che ci seguono dall'Argentina? Un saluto para todos los argentinos, gracias por estar viendo, se siente acá la onda. Un saluto para mi novia, para toda mi familia y mi amigo, los quiero un montón y acá lo extraño un montón. Grazie Seba. Ciao, grazie. Grazie.